percorsi letterari di Alessio Barettini. Ben ritrovati. Anche oggi, per quanto riguarda i nostri percorsi letterari, parliamo di un autore un po' sottovalutato. Certo, non dagli addetti ai lavori che lo amano molto, devo dire, da quello che si percepisce, e paragonano l'autore di cui parleremo oggi addirittura a Franz Kafka, anche perché di Kafka Robert Walzer era amico. Parliamo in particolare di un romanzo di Robert Walzer che si chiama Jakob von Bunten. Ma dobbiamo dire due parole per chi non lo conosce. Walzer è un autore svizzero, in particolare della Svizzera di lingua tedesca. Ed è stato soprattutto un grandissimo poeta ed è stato soprattutto un grandissimo interprete di quel panorama culturale mitteleuropeo dell'inizio del Novecento, proprio quello particolarmente complesso che ha registrato nella maniera più complessa e profonda tutte le trasformazioni sociali, epocali, culturali dei caratteri dell'umanità moderna, tanto che basti pensare a personaggi come Freud, come Einstein, cioè tutti quelli che in fondo hanno contribuito a costruire le radici culturali del Novecento. Quindi Walzer si inserisce qui, in questa fervente sensibilità, mi viene da dire, con un ossimoro. E ha scritto anche dei romanzi effettivamente molto interessanti, in particolare La passeggiata e I fratelli Tanner. Questo Jakob von Gunten è un romanzo che ha come sottotitolo Un diario, proprio perché Walzer lo ha concepito come tale, anche se dovremmo dire che non si tratta di un diario nel vero senso della parola. Un diario è qualcosa che si scrive e si tiene soprattutto per fedeltà alla memoria, per dare senso alle proprie testimonianze, ma senso proprio cronologico. Invece in questo diario, questo personaggio, Jakob, le date innanzitutto non ci sono. Questo contribuisce già a costituire un alone di indeterminatezza. Ma del resto, anche il luogo dove è ambientato questo romanzo contribuisce ad alimentare un senso di spaesamento, di sospensione del tempo. Che cos'è questo posto? È una scuola, un istituto che si chiama Istituto Beniamenta. Ora, di che cosa si tratta? Si tratta di una scuola per imparare a servire, per imparare ad andare a fare i maggiordomi nelle case dei ricchi. Jakob era un figlio di ricchi, di nobili, stanco di questa vita, voleva affrancarsi dalla propria famiglia e andare a studiare a Berlino in questo istituto. Ebbene, questo già ha un parallelo un po' inquietante, perché il povero Walzer ha passato molti anni della sua vita in queste case manicomiali per schizofrenia. E questa casa così isolata, senza un baricentro, nella quale avvengono dei fatti che in realtà non avvengono, nel senso che questo diario altro non è se non un commento costante, quotidiano, di tutto ciò che il giovane Jakob vive in prima persona. Ed è una sorta quindi di romanzo di formazione, però che esula un pochino dai romanzi di formazione in senso classico, perché la maturazione del protagonista è vero che avviene attraverso una progressiva accettazione dei metodi effettivamente un po' ambigui e discutibili dell'istituto e del suo direttore, però in realtà avvengono in maniera tale da lasciare in realtà sospesa anche questa stessa maturazione, perché se è vero che da una parte l'istituto finisce sostanzialmente per annullarsi e soprattutto in quest'ultima sua fase poi il momento e quindi
propizio affinché Jacob esca e riprenda una vita normale. Qui siamo in piena linea di quello che si considera un romanzo di formazione dell'individuo, della coscienza e così via. Vero è invece che tutto il carattere diaristico di questo romanzo sostanzialmente è sospeso, onirico. Il linguaggio è come se scritto come se il protagonista dormisse sempre e vivesse il tutto proprio attraverso una lente di sospensione, come se la realtà in realtà non esista, come se in sostanza il senso delle esperienze si costruisca solamente nell'immaginario stesso dell'anima di Robert, di Jacob, appunto, che in un certo senso forse potrebbe essere paragonato all'autore stesso. C'è quindi qualche cosa di davvero sospeso che fa della prosa di Walzer una prosa a metà tra lo stream of consciousness di Joyce, l'indeterminatezza di Kafka, ma quella di Kafka senz'altro più inquietante, e qualche cosa di molto più leggero, perché in realtà, nonostante tutto, nonostante anche la stranezza di certi eventi che accadono all'interno dell'istituto, tutto in realtà viene filtrato attraverso un'accettazione, come quando Jacob a un certo punto si trova a tu per tu con una stanza dove c'è la sorella del proprietario di questo istituto, e questo sì, chiaramente ha un valore simbolico perché c'è una stanza che non è mai aperta e quindi può rappresentare una sorta di discesa agli inferi, di conoscenza del sé e via dicendo, ma soprattutto, nonostante appunto il carattere onirico assolutamente irreale di questo episodio, Jacob vive ogni esperienza appunto allo stesso modo, senza più distinguere tra quelle profondamente reali e quelle effettivamente forse semplicemente sognate, ed è proprio questa caratteristica che fa di Robert Walzer uno dei grandi classici della letteratura europea di inizio Novecento, che effettivamente in questo caso meriterebbe un approfondimento e una riscoperta. Un saluto a tutti. I percorsi letterari di Alessio Barettini.